Siamo nella Settimana Santa, è una sorta di riedizione di ciò che accadeva nella cattedrale di Cadice, in Spagna, tra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento. Il vescovo riuniva la comunità e, citando le ultime sette parole di Cristo sulla croce, ogni anno commissionava una musica che fosse appropriata e che potesse intercalare appunto le sette parole. Noi abbiamo cercato di prendere vari compositori. Il brano più famoso e più importante è quello di Haydn. Noi abbiamo lasciato l'apertura e la chiusura con Haydn e in mezzo abbiamo messo brani di altri compositori, Bach, Tchaikovsky, Shostakovich. La voce che dirà le parole e che dirà, citerà il testo in latino e in italiano sarà quella di Daniela Franchi. Suona la nostra orchestra, la nostra meravigliosa orchestra di cui siamo molto fieri perché abbiamo degli inviti anche fuori dall'Italia. Questa cosa ci fa molto piacere. Secondo lei che cosa suscita questo concerto sulle ultime sette parole di Cristo sulla croce? È una proposta chiaramente religiosa che può arrivare a tutti? È una proposta che arriva assolutamente a tutti. La musica è un tramite spontaneo verso colui che crede e quindi è assolutamente meravigliosa. Io sono musicista, quindi per me è particolarmente toccante, ma in questo caso devo dire che veramente ascoltare il testo e sentire la musica avvicina in maniera particolare.